Ciao a tutti, bentrovati. Ecco il materiale che ci servirà. Il cartamodello che trovate sulla rivista Ciopilopi e potrete farlo stampare, del pizzo, una matita, forbici, un bastoncino per imbottire, ovatta, filo da ricamo bianco, filo da ricamo giallo, della stoffa in cotone color bianco ed infine ci servirà del panno lenci color giallo. Come prima cosa tagliamo il cartamodello. Ecco qua tagliati il corpo, le ali e il becco della colomba. Prenderemo la stoffa color bianco e la piegheremo a metà, dovremo avere due parti. Prendiamo il cartamodello della colomba che abbiamo tagliato prima, lo posizioniamo, mettiamo qualche spillo così non si muove. E poi con la matita facciamo il contorno. Togliamo gli spilli e il cartamodello. Rimettiamo gli spilli e tagliamo tutto attorno a circa mezzo centimetro, in modo tale che avremo un margine di cucitura. Ecco qua. Adesso dovremo andare a cucire tutto attorno, però non dobbiamo cucire il pezzo in fondo perché sarà il pezzo che poi utilizzeremo per rivoltare la colomba e riempirla con l'ovatta. Inizieremo a cucire da qui, facendo dei piccoli punti. Intanto blocchiamo il filo e poi facendo dei piccoli punti, allora entriamo e usciamo. E poi rientriamo qui dove eravamo usciti prima. Quindi facciamo un punto indietro, così è ben fisso. Questo punto lo facciamo tutto attorno. Ecco qui la colomba finita di cucire e rivoltata. Adesso prendiamo dell'ovatta e la riempiamo, prendiamo un bastoncino e piano piano la riempiamo. Andiamo a riempire bene il becco. Quando la imbottiamo, cerchiamo di andare a spingere bene l'ovatta in tutti i punti per vedere che sia ben piena. Nella coda non ne mettiamo tantissima perché poi dobbiamo chiuderla, così non risulta troppo gonfia. Adesso che abbiamo imbottito, dobbiamo chiudere questo pezzo finale. Quindi lo rigiriamo così, facciamo una pieghetta all'interno e lo blocchiamo con uno spillo o due, come volete. Prendiamo il filo bianco e cerchiamo di chiudere con dei piccoli punti l'apertura. Così. Andiamo fino in fondo. Quando arriviamo alla fine facciamo il nodino e tagliamo. Adesso taglieremo il becco della colomba. Questo becco così piccolino lo dobbiamo piegare a metà e andarlo a posizionare qui sopra, in punta. Lo fermiamo con uno spillo, prendiamo il filo giallo e piano piano lo andiamo a fissare. Iniziamo da sotto. Nascondiamo il nodo e alla fine facciamo un nodo e chiudiamo. Adesso andremo a ricamare gli occhi.
possiamo fare un segno con la matita e l'altro dall'altra parte, prendiamo un segno così. Poi prendiamo del filo nero e partiamo da qua. Facciamo un nodino, torniamo indietro qui e facciamo dei punti lungo tutto il segno della matita. Quando arriviamo qui facciamo anche le ciglia, quindi scendiamo qui con l'ago, facciamo la prima ciglia, ne facciamo 5-6, 1, un'altra qui, e l'ultima di qua. Poi, dato che abbiamo ancora del filo a disposizione, passiamo direttamente di là, dall'altra parte dove c'è il segno della matita, e facciamo anche la stessa cosa da questa parte. Ricamiamo prima l'occhio. E poi facciamo le ciglia. Quando arriviamo alla fine, chiudiamo col nodino. Ora taglieremo le ali. Prendiamo sempre la stoffa bianca, la mettiamo doppia così tagliamo una volta sola e le ali saranno uguali. Prendiamo il cartamodello delle ali. Blocchiamo con qualche spillo, così siete più comodi, e facciamo il segno con la matita. E poi andremo sempre a tagliare a mezzo centimetro circa, per avere un margine di cucitura. Ora abbiamo due ali e le mettiamo dalla parte del diritto. A questo punto dovremo applicare un po' di pizzo in questa posizione, uno da questa parte e uno da questa parte, così. Poi piegherete l'ala a metà, così, e la bloccate con gli spilli. Una, poi piegate anche questa, fate combaciare bene tutte le parti, e due. Il pizzo in eccesso potete tirarlo via, così non vi confondete. Adesso dovremo cucire tutto attorno alle ali. Prima di cucire però ci creiamo un'apertura per tutte e due le ali dalla parte dove non c'è il pizzo, quindi qui, e lo facciamo facendo un forellino con la forbice. Potete piegare il tessuto a metà, fate un piccolo taglietto e vi create un'apertura, che poi questa sarà nascosta dopo, non la vedremo più, e un'altra da questa parte. Adesso con il filo bianco andremo a cucire tutto attorno. Facciamo dei punti come prima per la colomba, quindi entriamo, poi riusciamo dietro e rientriamo davanti e andiamo avanti fino a qua. Quando abbiamo finito di cucire, prendiamo la fessura che abbiamo aperto prima, entriamo con il dito e lo rivoltiamo piano piano e tiriamo fuori anche il pizzo. Ci possiamo aiutare con il nostro legnetto e andiamo a far uscire tutte le varie parti. Ecco qui, ora abbiamo le nostre ali finite che andranno applicate alla colomba. Le metteremo in questa posizione, così.
Qui dietro abbiamo l'apertura che quindi andrà nascosta qua, non si vedrà. Iniziamo con la prima ala e facciamo la stessa cosa anche con la seconda. La blocchiamo con lo spillo, prendiamo un po' di filo e facciamo dei piccoli punti dietro all'ala. E questo lo facciamo tutto attorno, tutto qui sotto, fino ad arrivare dall'altra parte. E la stessa cosa la faremo con l'altra ala.